chiaro che la squadra gli ho detto che ci sta di perdere a Bari, ci mancherebbe altro, ma non in questa maniera, cioè nel senso se una squadra deve vincere contro la Virtus Lanciano deve fare di più, ecco. È sembrato che l'abbiamo messa come su un piatto d'argento, nel senso che perché se vado ad analizzare anche il nostro campionato, partite vinte con il minimo indispensabile ce ne sono state poche, quindi ma i ragazzi sono i primi a saperlo. Non abbiamo fatto un'analisi specifica della partita perché comunque ci sono ragazzi che sono andati in nazionale, però è chiaro che il rammarico c'è stato, però dobbiamo pensare a sabato che c'è una partita molto importante, quindi c'è da riprendere subito quello che abbiamo lasciato per strada. Mi auguro che finisca con il risultato dell'andata, ma se ben ci ricordiamo, a parte magari il primo tempo dove abbiamo meritato penso il risultato di pieno, nel secondo tempo sono venuti fuori e se avessimo pareggiato non sarebbe stato nulla di straordinario. Poi abbiamo sfruttato la capacità di Gaetano Vastola, però non eravamo stati bravi a sfruttare tutte le occasioni del primo tempo, quindi assolutamente non è stata una partita facile, ma non lo sarà neanche sabato, perché comunque è una squadra che sta in salute, è una squadra che comunque non muore mai, un allenatore esperto, e quindi Ueno è sottovalutato l'avversario. Il modulo hanno iniziato con un 4-4-2, però se avessero pareggiato a Bologna non avrebbero rubato niente, hanno avuto due occasioni per pareggiare, quindi ripeto, non lo dico per allarmismo, ma perché è veramente una squadra in salute, una squadra che comunque gioca sia con il 4-4-2 e poi passa anche al 4-3-1-2, quindi ripeto, un allenatore che adatta anche le situazioni specifiche alla squadra avversaria e al risultato della partita. Sicuramente è una partita difficile, non facile, ma come nel resto tutte le partite. Mi auguro questa partita perché penso che sia importantissima. Io la vedo come uno scontro salvezza, perché comunque siamo due società che all'inizio attrezzate per una salvezza importante, quindi adesso che sia uno scontro salvezza o qualcos'altro è comunque importante, quindi dobbiamo cercare di fare il bottino pieno perché ripeto è una partita molto importante per qualsiasi obiettivo.